L'intento è duplice ed è quello di agevolare gli operatori economici e allo stesso tempo, attraverso i loro investimenti, contribuire al rilancio del territorio dell'area del Vibonese. Questo è il senso dell'accordo di facilitazione d'accesso ai finanziamenti che il Galla Terre Vibonese ha siglato con la BCC del Vibonese e Agrifidi. Si tratta di un'iniziativa rilevante rivolta a chi intende sviluppare la propria azienda agricola o crearne una nuova, servendosi degli strumenti finanziari messi a disposizione dai bandi pubblicati dal Galla Terre Vibonesi. Un'iniziativa di grande rilevanza per imprenditori e giovani che vogliono intraprendere questa strada in un territorio come il Vibonese che ha voglia e bisogno di emergere. Un incontro importante è quello di oggi perché spiega come si può ottenere finanziamento. Sì, un incontro molto importante a cui il GAL teneva molto, perché qui oggi c'è la realizzazione di un qualcosa di concreto, un'istanza che è arrivata in maniera chiara dai territori durante i nostri incontri, cioè quello di il 50% lo dà il GAL nei finanziamenti che andiamo a presentare, ma l'altro 50% che è carico del privato, come facciamo? Ecco la difficoltà d'accesso al credito. E allora ecco la sfida che abbiamo preso come GAL. Abbiamo chiacchierato con la BCC, che ringrazio, con Agrifidi, che ringrazio, e da lì questo pacchetto, un pacchetto ad hoc fatto per i nostri bandi. Allora questo strumento servirà ad andare incontro a chi ha difficoltà di accesso al credito. La cosa che abbiamo notato è la presenza di tanti giovani, che significa che c'è una volontà del mondo giovanile a ritornare all'agricoltura. Questo è straordinario, effettivamente in tutti i nostri incontri, ma così come i progetti che stiamo valutando, abbiamo visto questa presenza dei giovani. Finalmente credo abbiamo imboccato la strada giusta e noi come GAL ci stiamo credendo tanto, come dire, abbiamo anche cambiato il modo di comunicare e questo ci sta appunto dando ragione. Un altro aspetto da sottolineare, la richiesta che supera anche le vostre previsioni iniziali. È vero, questo è stato un dato straordinario. I primi due bandi che abbiamo presentato hanno avuto una partecipazione straordinaria, molto di più di quelle che avevamo messo a bando. Quindi vuol dire che siamo davvero sulla strada giusta.